Bentornati di Vieni Divine sul mio canale. Oggi ci occupiamo della lettura dall'8 al 14 di maggio. Lettura per specifica per fiamme gemelle, ma chiaramente se sentite risuonare e non siete fiamme gemelle va benissimo per qualsiasi tipo di relazione, chiaramente con modalità diverse, ma se vi risuona evidentemente le modalità l'anima già le ha diciamo modulate. E allora andiamo a vedere subito che cosa succede dalla settimana dall'8 al 12 al 14 di maggio. Come sempre chiediamo aiuto agli angeli che canalizzino l'energia e facciano da ponti, da comunicatori e ci dicano le cose principali che dobbiamo andare a sapere, maschile e femminile, non per separare ma per individuare. Intanto, se vi piace il mio video mettete mi piace, chi vuole contattarmi per stese personalizzate o registri akashici, ultimamente mi chiedete molto cosa sono i registri akashici e appunto è l'unica lettura che vi può dare la certezza, perché legge la vostra anima, legge i vostri registri animici e può darvi la certezza del legame di fiamma o meno. Quindi questo è fondamentale per non incappare, diciamo, in situazioni che possono essere dolorose e comunque karmiche, hanno la loro importanza, ma non sono fiamme, e quindi di non attaccarsi a situazioni dolorose pensando che sia una situazione invece un'altra. E oppure per letture astrologiche, in questo caso ci vuole la data, luogo e l'ora precisa di nascita, e quindi per fare tutto questo potete contattarmi alla mail, no, non alla mail, alla mail c'è anche, ma soprattutto, tanto adesso ormai faccio tutto su WhatsApp, quindi chi vuole contattarmi alla mail va bene, ma tanto vi indirizzo poi su WhatsApp, il numero lo trovate in descrizione. E cominciamo subito la nostra lettura. Vediamo un po' per il maschile cosa succede in questa settimana. Situazione attuale, energia in atto, evoluzione. Per il femminile, situazione attuale, energia in atto, evoluzione. Devo stringere un pochino in modo che si veda tutto, ma poi tanto comunque vi faccio vedere. Ok, perfetto. Voilà, ok. E andiamo a vedere che cosa sta accadendo. Siamo in un momento incredibile e giornalmente mi contattate per, appunto, per vedere la vostra situazione e confermandovi che ci sono delle situazioni veramente incredibili che dopo tanto tempo si stanno verificando, nuovi ritorni, contatti, oppure situazioni in cui c'è per esempio la fiamma che dopo un contatto sparisce di nuovo. Attenzione che c'è Mercurio retrogrado, c'è anche ancora l'involuzione, nel senso una comunicazione che si può interrompere, ma attenzione, non perché non c'è diciamo desiderio di contatto, ma semplicemente perché è necessario ancora guardare qualcosa all'interno. I pianeti retrogradi indirizzano l'energia dentro e quindi ovviamente ci possono essere delle situazioni di riflessione, ecco, delle situazioni così che però ovviamente ci stanno portando all'evoluzione, ma sembrano invece regressioni. E appunto Plutone già sta diventando retrogrado, è da poco tempo diventato retrogrado, e quindi anche qui probabilmente, se qualcuno ancora non ha superato delle cose che deve superare all'interno di sé, sarà portato a sfide importanti. Perché, come dico sempre, Plutone scava il fondo del barile. Se avete dimenticato qualcosa o se è nascosto nella melma che c'è in fondo, nel buio, nel dimenticatoio, e lo tira fuori. Perché è necessario arrivare in una nuova partenza, una nuova fase della nostra vita, libera da tutti i pesi del passato. Infatti anche Saturno ci sta portando alla ribalta le situazioni karmiche, perché le deve manifestare per poterle risolvere. E quindi siamo sempre sotto sfida, ma siamo a delle svolte incredibili che voi stessi mi testimoniate in tante situazioni. Non tutte, chiaramente, perché qualcuno ha ancora tante sfide da superare, ma altri invece mi comunicano dei veri e propri miracoli. E io non mi stupisco nemmeno, perché so esattamente che Saturno nei pesci si porta a galla quelle che possono essere delle situazioni confuse, possono essere delle credenze che sono ancora da sciogliere, ma può invece diventare manifestazione di qualcosa di meraviglioso se la vostra energia è pulita. Quindi arrivano i miracoli, vengono proprio manifestati i miracoli. E allora andiamo subito a vedere che cosa ci dicono gli angeli.
Ok, allora. Mettiamo, vediamo questa. E voilà. E andiamo subito a vedere cosa il maschile sta facendo. Ricordiamoci sempre che il maschile siamo anche noi, la nostra energia interiore maschile. Eh sì, guardate, sta portando a termine situazioni karmiche. Eh sì, e qualcuno mi dice, ma ancora? Sì, perché non è semplice per il maschile andare a contattare l'anima, l'ha fatto, si è risvegliato, ha compreso, lo sta facendo, con i suoi modi e con i suoi tempi. Attenzione che se siete ancora frettolosi vuol dire che c'è ancora qualche paura che va rilasciata. Qua mi sta dicendo che il maschile sta lavorando, ma ancora, diciamo, situazioni un po' di timore, di paura, ma l'anima lo sta guidando nel suo viaggio, quindi sta compiendo dei cambiamenti epocali. Epocali vuol dire ufficiali, può anche esserci situazioni burocratiche che vengono portate avanti, separazioni che avvengono, cambiamenti proprio, come dire, definitivi, definitivi. Qualcosa che possa essere scritto nero su bianco, qualcosa di ufficiale. E quindi sta portando a termine qualcosa che voi magari non sapete, perché appunto magari non siete ancora in contatto o consapevoli di questo, ma attenzione che il cambiamento sta avvenendo e non dovete avere fretta. I tempi sono quelli che sono, l'anima ha stabilito dei tempi. Se rispettate, lavorando, rispettate, diciamo, quello che l'anima vi comunica e appunto siete in equilibrio, quindi manifestate, i tempi appunto sono rapidi, sono molto rapidi, perché l'anima in realtà tempo non ce l'ha, avrebbe già realizzato tutto. Quindi sì, siamo nel piano del tempo e dello spazio, e quindi diciamo un po' di tempo dobbiamo aspettarlo, però è chiaro che lavorando facciamo, diciamo, tutto quello che è sveltire i tempi di attesa. E lavorare e sveltire i tempi di attesa, semplicemente lavorare su di sé, quindi non dovete fare dire niente di particolare a qualcuno o alla vostra fiamma, tantomeno, ma è necessario fare un lavoro di pulizia dell'energia interiore. Solo questo è necessario fare. E infatti sta mettendo ordine nella sua mente, nelle sue ferite, nei suoi schemi, sta equilibrando tutto, sta portando a termine il karma. Guardatelo qua, ci stanno confermando che sta facendo dei cambiamenti incredibili, stanno lavorando instancabilmente e stanno raggiungendo appunto l'equilibrio che porta poi alla piena consapevolezza e alla presa di direzione verso la propria fiamma. Sta equilibrando quello che è appunto il giudizio degli altri, l'autorità esteriore. Qua c'è il aver timore di ciò che è ufficialmente riconosciuto, gli schemi del sociale, quindi anche qui sta gestendo quello che è l'autorità dell'esterno e sta trovando la propria autorità interiore, sta vivendo profondamente l'amore che prova nei vostri confronti e sta contattando la sua magia e ovviamente l'anima sta rispondendo al suo lavoro, mostrandogli man mano quello che deve andare a fare e lui è dispostissimo, sta seguendo i piani, sta lavorando e sta entrando in contatto proprio con la sua forza interiore, che lo spinge proprio a prendere delle decisioni, ma decisioni animiche e quindi delle direzioni più che decisioni, perché io quando parlo di decisioni, ovviamente la decisione è della mente, ma se io prendo una direzione, in seguito a un sentire, a una consapevolezza, è chiaro che, si parla di anima. Quindi finché si decide con la mente, guarda, non mi piace questo, decido di cambiare. No. È necessario cambiare la propria energia e la realtà si plasma in base all'energia mutata e quindi qua c'è la consapevolezza, tutto quello che è il motore della vita del maschile in questo momento è la consapevolezza di questo grandissimo amore che sente nei vostri confronti, che sente dentro e che lui desidera a tutti i costi materializzare. C'è ancora, deve qualcuno di voi, chiaramente non tutti,
dei vostri maschili deve avere a che fare ancora con una ferita di tradimento che deve andare a guarire, deve andare a guarire perché ancora sta ostacolando, diciamo, quello che è il cammino. Come dicevo prima, se non ci sono blocchi, se non ci sono ferite, i tempi si velocizzano. Chiaramente ci sono ancora delle situazioni che qualcuno, ovviamente non tutti, mi raccomando, queste sono stese interattive, non vuol dire che tutti i maschili stanno combattendo con una ferita di tradimento, ma qualcuno deve avere ancora a che fare con questo. Quindi mi raccomando, ma quello che è appunto il motore di tutto il suo lavoro è il lavoro, l'amore che sente, quindi che lo spinge all'equilibrio, sta equilibrando. Ecco, questa carta mi sta confermando che l'amore la sta spingendo ad equilibrare e a liberarsi da una ferita, finalmente una ferita di tradimento, perché sente il richiamo dell'anima, la manifestazione di questo amore e sta procedendo veramente in una maniera incredibile. Quindi sì, ci possono essere ancora delle ferite di tradimento attive, ma le sta totalmente equilibrando, perché il motore della sua vita sei tu. E quindi ovviamente sta spingendo per fare tutto il lavoro nei tempi, diciamo, più possibilmente rapidi, chiaramente senza fretta, perché l'equilibrio comporta non avere fretta e seguire i tempi animici. E qua sta manifestando l'anima, guardate, la sapienza superiore viene manifestata e si crea quella che era la condizione originaria delle fiamme, che è appunto la vita in Atlantide. Dove c'era appunto, se poi volete andare a leggere la leggenda di Atlantide delle fiamme gemelle, c'è proprio questa sapienza superiore che era incarnata e proprio in queste figure di riferimento che poi si sono scisse con la caduta di Atlantide. Quindi il maschile e femminile, questa è la leggenda, maschile e femminile si sono separati a causa di questo trauma e adesso cercano di ritrovare la loro unità, e quindi unione tra spirito e materia, e ricreare, diciamo, l'unione originaria di Atlantide. Quindi sta veramente, il motore della sua vita sei tu, questo è proprio, penso che lo sceglierò come titolo di questa stesa, perché è qualcosa di incredibile. Il maschile sta facendo dei cambiamenti totali, sta combattendo le sue paure, è un maschile risvegliato, ma questo non significa che non possa avere ancora, diciamo, delle situazioni da equilibrare. Quindi lo sta facendo, non abbiamo fretta, mi raccomando, diamo fiducia, come ci chiedeva il maschile nella canalizzazione. Fiducia in quello che sta facendo. E il femminile, anche lei sta mettendo fine a delle ferite, sta portando in completamente una fase di riequilibrio delle ferite, quindi sta smaltendo delle situazioni, sta cominciando una vita nuova, sta già. E allora mi viene da dire, anche con l'esperienza che ho delle persone che seguo privatamente, mi dicono che stanno cominciando a svolgere la loro missione individualmente, e questo è qualcosa di assolutamente potentissimo, fondamentale per l'unione delle fiamme. Il femminile deve creare il suo equilibrio e deve cominciare la sua missione anche senza la fiamma, perché in realtà la missione è anche individuale, e ovviamente se siete uno, poi ovviamente i talenti, i doni andranno a collaborare, ma il femminile non deve aspettare il suo maschile per partire per la sua missione, deve già aver chiaro quello che deve fare, deve già metterlo in pratica. Questo è il taglio delle dipendenze affettive, l'indipendenza e il materializzare, quindi l'energia maschile, la sua missione nella vita. Quindi qua c'è qualcosa di veramente potentissimo che il femminile sta facendo, e sta aprendo il suo cuore, sta vedendo tutto ciò che prima era serrato, si sta ergendo al di sopra delle maschere ed è pronta a mostrare quello che è veramente. Il femminile sta già facendo dei passi da gigante, infatti sta mostrando la strada al maschile di manifestazione e sta curando quello che è il suo giardino interiore, la sua casa, che sarà poi, ovviamente, è già la casa di unione tra il maschile e il femminile. Sta curando la sua casa, sta prendendosene cura, ed è quello magnetismo potentissimo che attira il maschile, chiaramente, perché non c'è bisogno, ma c'è amore, c'è cura, c'è attenzione e c'è, come dire, proprio l'equilibrio tra il maschile e il femminile. E infatti questo equilibrio porta a
tirar fuori, prendersi cura di tutto quello che si sente dentro, che magari prima non si osava manifestare, ora si manifesta, si materializza in un nuovo inizio, che porterà, diciamo, creerà quell'energia magnetica di unione che richiama il maschile, e quindi ci sarà proprio dei cambiamenti. Sta creando il cambiamento, l'amore e la sua casa interiore ed esteriore. Quindi attenzione che l'amore, quello che è l'unione tra le fiamme, si manifesterà materialmente, perché il femminile si sta prendendo cura della sua casa interiore, e quindi il maschile materializzerà questa casa creando un nucleo importantissimo affettivo. Poi magari al di là degli schemi, quindi attenzione, non siamo fissi negli schemi che abbiamo sempre nutrito fino ad adesso, perché adesso cambia tutto, però rimane appunto, la simbologia della casa è sempre quella, cioè proprio il nucleo affettivo. Io sono casa per te, tu sei casa per me. Questo è il essere casa l'uno per l'altra, al di là degli schemi. E vediamo un po'. Eh sì, qua c'è un femminile che ha integrato il maschile, qua c'è il mettersi, come dire, in gioco materialmente, tagliando le dipendenze. Guarda lì, indipendenza, questo è un femminile che sa esattamente cosa vuole e si ribella agli schemi, si ribella a quello che è il mentale, il girare in tondo, essere sempre ossessionati, via, basta, qua si trova equilibrio, si inizia da capo, si conclude il passato, si conclude questa egemonia della mente. Ecco, la mente si asserve all'anima, questo cervo regale che è il maschile, che è guidato dall'anima. Questo è il nuovo inizio, l'unione che termina appunto il passato, e amore e morte. Qua c'è un amore che è sprigionato in tutta la sua potenza, che vince anche la morte e chiaramente vince ogni separazione, e quindi porta a dei cambiamenti totali. Qua c'è veramente andare a, guardate un po', c'è proprio il senso di andare a creare laddove c'era separazione c'è unione, ma ci si separa, attenzione, da ciò che non è più nutriente per l'anima. La femminile è talmente indipendente dagli schemi che si separa da ciò che, non diciamo separa, ma lascia andare. Attenzione che con la luna piena in Scorpione, eclissi, e quindi c'è ancora un'ulteriore energia incredibile di cambiamento. Finalmente si entra nell'energia dell'amore, quello che vince la morte, e quindi si lascia andare ciò che non serve più. E oppure questa carta ci può dire: andiamo a creare unione laddove c'è separazione, ma ci si disfa spontaneamente, perché non è più in risonanza con l'energia che stiamo nutrendo, quindi tutto ciò che non è più in risonanza si allontana spontaneamente. E infatti guardate, c'è la liberazione, la leggerezza, il volare, la consapevolezza, il nuovo inizio di guarigione. Il femminile è veramente diventato stra consapevole, ha imparato o sta imparando delle lezioni, quindi qua bisogna vedere appunto a che livello siete arrivati, però c'è un'energia potentissima di rilascio del passato, quindi c'è, come dire, alziamo lo sguardo, la mente finalmente si lascia guidare dall'anima, e quindi si passa a una fase successiva in cui i desideri dell'anima non sono più vincolati dal passato, ma un passato ripulito che crea nuova energia e nuovi inizi. Quindi guardate che meraviglia questa stesa. Eh sì, guardatelo qua, gli angeli sono il nostro punto di riferimento, il nostro aiuto, i nostri messaggeri che appunto ci aiutano a entrare in contatto con quelle che sono le energie dell'anima, e guardate, si parte per una nuova avventura. Qua c'è unione, qua avventura nuova che parte, nuova fase. Abbiamo solo i tempi, per qualcuno dovrà aspettare un pochettino di più, perché dipende appunto dalla personalità, quindi dalla capacità di distaccarsi dagli schemi. I tempi, infatti, io non posso mai dirli con certezza, perché non, chi mi
chiede i tempi, dico sempre, ma dipende da voi, il tempo dipende da voi. Anche se gli angeli mi mostrano che magari in un determinato tempo le cose si possono risolvere, ma non è una cosa obbligatoria, perché non c'è scritto il tempo. Il tempo potete metterci un'incarnazione quanto potete mettercene mille, dipende dalla capacità appunto di ognuno di lavorare sulla propria energia, sulla capacità di lasciare andare gli schemi. Quindi ovviamente l'anima ha già risolto tutto, ha già realizzato tutto, ma siamo noi che scandiamo i tempi in base alla nostra capacità, alla nostra consapevolezza praticamente alla fine. Quindi io dico sempre, non chiedete dei tempi, perché gli angeli ci possono dire, ok, se lavori speditamente, giusto in modo, diciamo, su tutti i blocchi che sono stati evidenziati, magari ci puoi mettere un anno. Ma se poi, ovviamente, in quell'anno non avete svolto, magari c'è stata troppa resistenza della mente, e quell'anno ovviamente poteva essere, ma in un certo senso siamo sempre noi che dobbiamo manifestare. Quindi i tempi, io infatti non rispondo mai, nel senso che l'anima già avrebbe già fatto tutto, quindi dipende da noi la tempistica. Ovviamente ci sono dei tempi animici, ma anche qui la mente ci si può mettere di mezzo, abbiamo il libero arbitrio, quindi sappiamo che siamo noi a creare la nostra realtà, siamo noi a manifestare il piano dell'anima nei tempi che ci servono. Quindi ognuno ha i suoi tempi, quindi, come dire, dipende proprio dal grado di consapevolezza che si è raggiunti. Allora, meraviglie, io vi saluto, vi ringrazio, questa è la stesa della settimana, quindi vedete che ci sono delle cose pazzesche. Se non vedete quello che sta accadendo con i vostri occhi fisici, guardateli con gli occhi dell'anima, perché il maschile sta facendo delle cose incredibili, proprio perché il femminile è arrivato a un grado di consapevolezza pazzesco. Quindi chi prima, chi dopo, questo accade. Un abbraccio a tutti, a presto!